Qualche giorno fa abbiamo avuto un incontro con i vertici, diciamo, dell'ASP provinciale di Catanzaro. Ho incontrato il commissario dell'ASP, dove abbiamo intrapreso un dialogo. Ma prima ancora di incontrare il commissario, io ho incontrato tutti i primari dell'ospedale di Soverato proprio per raccogliere le criticità che ci sono all'interno dell'ospedale. È stato un incontro cordiale ma anche proficuo, perché su alcune cose il commissario ha preso l'impegno di trattarle nell'immediato, e quindi io ritengo che questo incontro è stato, come dire, importante. Essendo un commissario di nuova nomina, lui sta un po' raccogliendo le criticità che ci sono all'interno dell'ospedale. E quello che interessa ai cittadini è che l'amministrazione vigila, l'ospedale non si tocca. Assolutamente sì, io ho detto che questo è il primo incontro di una serie di incontri che saranno a divenire. È stato molto disponibile. Poi, insieme a lui, dopo aver fatto l'incontro all'interno degli uffici comunali, siamo saliti all'ospedale. Lui ha conosciuto tutti i primari e ha raccolto anche là delle osservazioni direttamente dai primari. L'ospedale è un presidio importante non solo per Soverato ma per tutto il comprensorio. Quindi, quando si ragiona dell'ospedale di Soverato, si ragiona di un comprensorio che va oltre i 100.000 utenti, e quindi bisogna vigilare, bisogna lavorare senza polemica.